Play. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono Mami di Dideri Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo settimo episodio di Ark Survival Evolved. In questo episodio, dopo le vicende drammatiche che sono successe lo scorso episodio, dopo le vicende drammatiche dello scorso episodio, ho fatto una ricerca molto approfondita e ho capito dove andare a trovare un Ekus su questa mappa. Vi ricordo che io sto giocando su Ark Survival Evolved moddato, con una mod che mi aggiunge non solo i dinosauri di Scorched Earth, ma proprio un'isola volante dove ci sono tutti questi dinosauri. Ricordo un'altra cosa anche a tutti voi, che c'è il nostro gruppo Telegram pubblico, dove se volete venire a conoscerci e a stare con noi, a scambiare informazioni, fare due chiacchiere, potete venire, è aperto liberamente, trovate il link in descrizione. Ma detto questo, io vado subito alla ricerca del nostro benedetto Ekus. Speriamo di trovarlo. Ok, in teoria in questa foresta dovrebbero esserci degli Ekus e dovrebbero essere uncommon, ma da quello che ho visto sulla mappa non ci sono vere e proprie zone dove gli Ekus sono common, quindi è più che bene. E tra l'altro è abbastanza difficile capire nella mappa effettivamente dove stanno, perché in alcune zone dall'esterno, cioè quando vai sulla scheda dell'Ekus, ti dice che c'è l'Ekus, però poi se vai a vedere nell'elenco dei dinosauri che ci sono in quella zona cliccando sulla zona, l'Ekus non c'è. Quindi c'è un piccolo qui pro quo che non si capisce molto bene, e io devo capire come cavolo trovare questo Ekus e senza morire. Che cosa c'è da queste parti? C'è vedo un grosso coso gigantesco. Ok, cioè, gentilmente, aquila reale, gatto topo ed elefante, puoi evitare... Oh, salve, signor Bronto, per caso lei ha visto un Ekus? No, va bene, stia tranquillo. Mamma mia, com'è? Com'è ingazzoso? Oh, lui è l'amico dell'altra volta, il pescione gigante. Salve, ma anche lei sta... si è spiaggiato, mi sembra proprio una balena spiaggiata. Va bene. Io vado alla ricerca dell'Ekus, dovrebbe essere principalmente sulle spiagge. Cacchio, questi pesci giganteschi balenoni. Oh mio Dio, hashtag i balenoni. Ok, questa pioggia ha ufficialmente rotto i coglioni e devo ammettere che lì ci sono delle viverne che mi fanno tanta paura e vorrei evitare di prendermele in faccia. E comunque la zona mi sembra abbastanza tranquilla, se solo trovassi gli Ekus, guarda, sarei veramente veramente contento. Ecco, qua c'è per esempio una zona di pianeggiante piena di pianure. Pianeggiante significa già piena di pianure. Ma non trovo gli Ekus. Oh, ha smesso di piovere. Oh, almeno ora vedo qualcosina di più. Sta pure uscendo il sole. Fantastico. Sembra che le cose stiano girando per il verso giusto, per almeno una volta. Ok, in compenso ho trovato creature davvero strane. Dei coccodrilli giganti, dei sarco. E poi, che cosa siete voi? Siete una creatura nuova? Fatemi capire un po'. Guardate sti tizi qua. Cosa cavolo sei? Dove stai? Dove sei finito? Ecco, lo vedete? Vedete? Ma cos'è? Cos'è? Che faccia strana c'hai? Oh cacchio! Ce l'hanno con me! C'ho la faccia strana con me! Ma sì, picchiatevi per i cazzi vostri. E poi lì c'era un altro dinosauro. Ah, eccolo. Ma che cos'è? Il Baryonyx quello? Quello dovrebbe essere il Baryonyx. Vediamo un po'. Allora, se è così difficile trovare un Ekus, immaginate un po' cosa significa trovare l'unicorno, che quello lo definiscono raro. Dannazione, maledizione. Dove cavolo si è cacciato sto benedetto Ekus? Uno ne voglio tanti. Ark, ok che mi dai una mano, però cioè, non ti mettere troppo contro di... Che cosa c'è qui? Oh, interessante questo posto. Ma bello. Salve, che per caso sei la tana di qualche Ekus? Oh, ok, lì c'è lo spinosauro. Ma io ho la netta sensazione che l'Ekus me lo faranno spawnare vicino a qualche stronzone di dinosauro cattivo, in modo che come cerco di catturarlo, insomma, sapete che fine faccio.
Ok, penso di non essermi mai spinto così vicino ad una viverna. Meno male che sta attaccando quel coso gigantesco ed è distratta da lui, altrimenti doveva essere veramente pericoloso. Sono veramente troppo vicino, ragazzi. Mi devo spostare all'istante. Dannazione. Corri, Mammit. Corri. Corri. No, non sta attaccando me. No, 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 no. Via, 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 via. Io comunque non riesco ancora a trovare quel cazzo di cavallo di merda. E poi ci sono quei giorni che cominci a giocare ad Ark e ti ritrovi così nel nulla, a volare esattamente sotto la roccia in cui stavi in dannazione, con ogni tipo di bestia sotto che potrebbe mangiarti. Perché Archer ce l'hai con me? Guardalo, guardalo che punta a me. Guardalo che punta a me. Guardalo sto maledetto. Beh, io me ne andrei verso l'alto con i miei comandi da cheating, se no qua ragazzi finisco male male male, anche perché Ark c'è ancora sto benedetto bug che ti spawna male se tu per caso despawni dove, cioè, su una roccia, su un dinosauro eccetera, quindi purtroppo Ark devi un attimo ridimensionarti. Ecco, ok, ora siamo a posto. Bene, io sto registrando alle 8 di mattina perché voglio portarvi assolutamente questo video e voglio trovare Siekus. Ho notato che in giro c'è veramente una disinformazione pazzesca sugli spawner, sulle location in cui spawnano. In più, quello che c'è sulla wiki non è per niente affidabile, per cui ragazzi sono andato in giro a cercare nei forum e ho trovato, in base a alcune voci, alcuni posti in cui potrebbero spawnare. Li vediamo insieme. Uno dei posti in cui potrebbero spawnare gli Ekus, allora innanzitutto vi dico che non spawnano assolutamente dove c'è solo erbivori, perché cioè è proprio nella natura dell'Ekus rompere i coglioni mentre tu lo stai cercando di addomesticare, devi andare in bocca ai carnivori perché gli devono far tanto male e ti devono portare giù l'addomesticamento, è molto semplice il concetto, per cui dovete sempre andare in una zona dove ci sono anche i carnivori. Per l'appunto, nella Redwood Forest, a sud del vulcano, dice che se ne trovano spesso. Ora andiamo a vedere. Ok, porca di quella zozza, è successo qualcosa di spaventoso. Non so come cazzo ho fatto. Sono finito nelle fauci di un dinosauro stranissimo. Mi sta massacrando. Che cazzo combino ora? Madonna, madonna, madonna. Ok, proviamo a sfuggirgli. 7. Intanto vediamo. 52-45. Guardate. Ma che cacchio è? Ma come? Ma state scherzando. 52-45. Ma va a cagare, va. Ma di nuovo! Ma non ci posso credere! Ma da dove cazzo vengono sti dinosauri di merda? Ma mi volano in testa! Ok ragazzi, ho recuperato un po' della mia roba e ho recuperato l'Argentavis, mentre l'Opterodattilo è morto malissimo. Ci sono quelle cazzo di tigri che poi sono riuscito a vederle. In pratica stanno appollaiate sugli alberi della Redwood, quindi ho deciso, visto che comunque non ho trovato la traccia di un Ekus, di andare via da lì. E sto andando verso un'altra zona che... allora, questa è una zona dove in teoria l'Ekus è comune. Appena ci arrivo ve la faccio vedere, però è a nord-ovest della mappa. Vediamo un po' che cosa riesco a trovare. Allora, la zona dovrebbe essere questa. Come vedete c'è abbastanza gente, rompicoglioni, quindi potrebbe essere una zona valida. Siamo appena sotto alle montagne innevate del nord-ovest, se vedete nella mappa, se si riesce a vedere. In pratica io a destra ho le montagne del nord-ovest, quelle innevate, e sto girando nelle pianure che stanno appena a sinistra. Vediamo un attimo se riesco a trovare qualcosa, magari qui sulla spiaggia, non so, in teoria potrebbe essere una zona di Ekus, anche perché ho visto parecchi carnivori, per cui parecchia rottura di coglioni c'è, ora dobbiamo solo vedere se li troviamo. Ok, in questa zona, a parte qualche T-Rex, due scorpioni e un paio di sarco, non ho trovato una beneamata minchia, nessuna traccia di Ekus, eppure le zone sono abbastanza pericolose per poterci stare qualche Ekus, ma niente. Allora saremo costretti ad andare verso nord-est, dove c'è la zona del Hidden Lake,
Sperando di trovare qualcosa lì, perché ragazzi, questo è l'ultimo posto che mi hanno suggerito. Dopodiché non ho veramente idea di dove andarli a trovare. Ma è normale che le acque siano così rosse da queste parti? C'ho i peggio dubbi. Ed è normale che la gente si picchi così dannatamente? Ah, maledetti allosauri, un giorno vi catturerò, ma un giorno che non è oggi, perché oggi ho già i miei grattacapi. Comunque sto trovando ogni tipo di specie animale su questo arc. Ho trovato addirittura anche i canguri, ma del cazzo, del cavallo, niente. In compenso, la ricerca di questo Equus mi sta facendo girare tutta la mappa di Island, non l'avevo mai fatto. E devo dire che ci sono delle zone carine e... non è che sono molto contento, cioè, questo video si sta trasformando tipo in un diario di bordo. Oh, guarda qui il bordello. Ma guarda i dinosauri rompicoglioni che scassano il cazzo. Ed ecco che arriva subito l'Argentavis che va a ripulire da tutta la carne. E poi piglia ammazzate pure lei. Vabbè, questo è Ark. Io comunque sono nelle foreste del nord. Sì, siamo nel nord, stiamo andando verso il nord-est. In alto, a destra praticamente ci dovrebbe essere sta zona Hidden Lake, dove dicono che è pieno di Equus. Sarà vero? Allora, attenzione, questa zona siamo... forse faccio prima a darvi le coordinate. Siamo qui dove sta, ecco, questo fiumiciattolo sulla mappa, lo vedete, e a destra di queste rocce. Vi do le coordinate anche. Siamo in zona 33-69. Potrebbe essere una zona di Equus. Potrebbe, perché vedete, di solito loro stanno o proprio sulle pianure oppure stanno sulle spiagge. E qui c'è una spiaggia vicino ad un fiume, quindi non quelle di mare. Dobbiamo cercare bene, quindi cerco molto bene. Ecco, vedete quante volte ho detto la parola cerco. E speriamo di avvistarne almeno uno. Non ci posso credere! Eccoli ragazzi, li ho trovati! Gli Equus, venite belli di papà, porca di quella zozzezza! Madonna! Vi ho trovati! Vi sono venuto a cercare dall'altro lato del mondo! Ma che cazzo di fine avete fatto? Allora, coordinate ragazzi, 28-71, quindi sono praticamente a nord-est completamente della mappa. Guarda, ce n'è... No, non mi dire che ho trovato pure l'unicorno, me lo meriterei visto quanto tempo li ho cercati in giro. Allora, qua c'è un Equus di livello 8, qua invece... vediamo un po'... Tu sei un Equus di livello 36, interessante, perché scappano? Sta arrivando il carnivoro di turno che mi deve rompere la minchia. Ah sì, sono ste mega rotte in culo, queste apette che girano intorno. Allora, io mi procuro... Allora, l'addomesticamento è passivo, fatemi vedere che ore sono. Minchia, è tardissimo, me ne devo andare. Vabbè, faccio un addomesticamento passivo. Ho delle carote che ho trovato in giro in un cavolo di cosi verdi là. In una di quelle cose lì, quelle luci che scendono all'alto. E tentiamo l'addomesticamento. Se non me li fanno scappare, dannazione, che questa è una zona perfetta, non ho visto gente rompicazzo. Siamo al giorno del giudizio. Mi sento un po' il giorno del giudizio. Tra tutti gli Equus me li avevano fatti scappare, ho ritrovato uno di livello 12. Mi va più che bene, è femmina, quindi dovrebbe fare anche le uova di Equus. E non so le frittate con le uova di Equus come vengono. Come vi dicevo, tu devi stare ferma qua sopra, ho detto. Ma dannazione, ma tanto ci vuole. Nessuno ti deve venire a rompere le palle. Tu stai ferma qua e io mi catturo l'Equus, ok? Ah, dannato Ark. Allora, gente cattiva in questa zona non ne vedo. Ah, ho visto l'altro Equus di là. Vabbè, non mi interessa, io uno ne voglio, non ne voglio due. Vediamo, io mi dovrei avvicinare e premere... Già temato! E fai, perché sono sul 20 per... Oh, che figata! Equus, dove minchia vai? Dove minchia cor... Move closer... Sì, ma per... Ah, dannato Equus... Ride, lo posso... Oh my god, ce l'ho l'Equus. Sì, perché ragazzi, con le carote, col 20 per, mi sa che fino a livello 60 posso cavalcarli tranquillamente, cioè in maniera semplice, così senza senza doverli per forza domesticare brutto. Allora, a questo punto io mi vado a prendere pure l'altro, mi faccio la coppia di Equus, visto che ci siamo. Allora, fermo qui, vado dall'altro. Cazzo, di là c'è il T-Rex brutto.
Di là c'è il T-Rex brutto, c'ho paura del fiume brutto. Allora, Ecus, tu stai qui, tanto a te t'ho catturato, quindi so eventualmente ti rivengo a prendere. Andiamo a prenderci anche l'altro. Tu stai fermo lì, vero? Sì. Allora, io mi vado a prendere l'altro Ecus. Di che livello sei? Dimmi che sei maschio. Dimmi che sei un bel maschione. Sì, perché i bei maschioni a me piacciono. No, giusto per far vedere ai nostri amici di YouTube che se corri un attimino ti si può catturare. Allora, vediamo. Vediamo un po'. Tu non sei carnivoro. Mail! Preso! Oh my god! Allora, vieni qua, bello. Vieni, bello de zio. Vieni. Che ce ne dobbiamo scappare alla velocità della luce. Io poi mi devo craftare una cavolo di... come si chiamano? Una cavolo di zattera. No, non mi affogare, Ecus. Mi crafto una cavolo di zattera e me li porto via. E devo essere veloce. Ecco. Che cazzo mi sta attaccando? Ah, sono solo piragna. Ok. Oh! Dannazione, c'ho la coppia di Ecus. Non ci posso credere. Cioè, non uno, ne ho ben due. Oh my god. Sì, io mo come vado a prendermi l'Argentavis? Sono un po' pirla. Mi ero perso un Ecus. Guardate dove sta quel pirla. Sta nell'acqua a combattere contro i piragna. Vieni qua, vieni. Vieni, bello de zio. Ma quanto siete belli. Ma quanto vi adoro. Sti qua, ragazzi. Sti qua stunnano che è una bellezza. Quindi si potrebbero catturare dei bei Pokémon, stavo dicendo. Dei bei dinosauri con gli Ecus mezzi addormentati. Ok. Allora, io devo solo riportare gli Ecus a casa. Però il video lo concludiamo qui. Mi ricordo di dare il nome alla mia nuova coppia di cavallini. Ma quanto siete belli. Quindi suggeritemi nei commenti un nome da dare all'Ecus femmina e all'Ecus maschio. Io me li porto a casuccia, sperando che non arrivino i peggio cornutazzi. E ci vediamo nel prossimo video. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like, commenta e condividi. Ma soprattutto, se siamo arrivati fin qui, hashtag la coppia di cavalli. Hashtag la coppia di... scusi, signor Brontosauro Marotti. Vabbè, che se sta lei, io sto un pochino più tranquillo, perché i grossi T-Rex brutti verrebbero più da lei che non da me. Quindi questo mi fa, in un certo senso, mi allieta le giornate piacevoli. Ci vediamo nel prossimo video. Un saluto, Sharkzen a tutti. Ciao!